altro tutorial da casa, mi raccomando, state su di morale, mi raccomando, non vi avvilite, passerà, passerà, ce la faremo. Questa volta utilizzerò dei bicchieri. Avevo preso dei bicchieri per un progetto di un po' di tempo fa, erano dei bicchieri gialli molto carini, li avevo trovati in un mercatino e ne avevo dovuti prendere per forza 8, mentre per il progetto ne avevo utilizzati 2, quindi ne ho ancora 6. Allora ho deciso di decorarli. Ho fatto così, ho preso un foglio A4 e ho creato un cono che ho poi inserito nel bicchiere. Il cono deve essere largo perché deve essere largo quanto un bicchiere, perché mi serve poi per fare il disegno, quindi poi se no è troppo lontano non vedo bene. E l'ho fermato con del nastro adesivo di carta. Dopodiché con una matita ho fatto il segno per la dimensione, ho tagliato la parte superiore e mi è rimasta esattamente la dimensione del bicchiere. L'ho tirato fuori, l'ho piegato a metà, l'ho piegato ancora a metà, poi ho capito che non serviva, quindi l'ho riaperto e ho lavorato, diciamo, su una metà del bicchiere. Ho disegnato il decoro, ovviamente seguendo la linea del taglio, quindi non è dritta, la linea non è dritta, ma il decoro segue, siccome è un tondo, segue leggermente il bicchiere. Una volta disegnato, l'ho reinserito dentro il bicchiere, poi ho preso del colore in pasta per vetro o per superfici, insomma, un po' complicate. Il mio è oro, mi piace un sacco. Questo era un progetto che volevo fare, avevo in mente da tantissimo tempo. E ho inserito la carta e ho ripassato tutto il disegno con questo filino d'oro. Ho lasciato asciugare e questo è il risultato. Questo tutorial l'ho già pubblicato su Instagram e rispetto a Instagram posso dirvi che non regge il lavaggio in lavatrice, perché ci ho provato per vedere che cosa succedeva, quindi sono dei bicchieri che vanno lavati a mano. Ecco come fare e mi raccomando, ce la faremo! Se ti è piaciuto questo video tutorial, puoi continuare a seguirmi sul blog Come fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube, oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare!